Ci siamo? Ci siamo, perfetto. Ti giro il link. Oh Madonna. Share. Allora, aspettiamo un attimo di vedere se la chat funziona e niente, poi partiamo. Ah, vediamo un attimo se... Sì, adesso sono sulla chat per vedere se appunto se mi senti, se funziona tutto. Quindi se mi senti, se mi dai un ok, procedo con il video. Bah, in ogni caso direi di procedere comunque perché tanto sto registrando anche e diciamo puoi vedere tutto dopo. Dicevamo, qui abbiamo creato sostanzialmente un template, ok? Tutta una pagina template, quindi quello che possiamo fare è salvare tutta la pagina. Servizi. Tac, salviamo la pagina della libreria. Ah, sì, forse è il caso anche di controllare che di fatto poi siano uguali perché... Sì, vedi, sono tutti uguali. Quindi in questo modo noi andiamo sostanzialmente a velocizzare il processo al massimo. L'unica roba, la cosa più lenta sarà trovare poi di fatto queste immagini, ma... Chi se ne frega, cioè quello lo facciamo, mi auguro, anche velocemente. Sarà qui, immagine di sfondo, cambiamo, mettiamo il nostro bel help desk. Allora, dov'è il desk? Help desk. Help desk. Unica roba di cui non sono molto convinto. Aspetta, capire un attimo qui. Va bene, dai. Allora, abbiamo detto, allora, qui com'è il desk fatto, poi backup e business continuity. Salva ed
backup e business continuity. Qua hanno usato il solito maiuscolo. Sì, qui posso addirittura clonare, quindi potevo anche evitare di salvarlo, lasciamo caricare. Oh mamma, perché ci mette così tanto? Sì, backup e business continuity, cyber security, progetti IT, insomma, c'è. Ci sono delle pagine che appunto copiandole, come abbiamo fatto, ci risparmiamo un sacco di tempo. Vediamo. Ah, ok, cioè praticamente tutte le pagine sono così, quindi diciamo che ci togliamo un bel po' di problemi, perché mo' è solo un copia, incolla, copia, incolla, copia, incolla e saltuariamente e modificare le cose. Allora. Ok. No, ti dico la chat di YouTube perché almeno non, visto che c'è Aldo anche nel gruppo, non sente tutte le notifiche. Ok. Scusa. Allora, perché non funziona? No, bene. Backup and business continuity. Molto molto bene. Molto bene. Backup. Backup. E business continuity. Backup. Ok. Vedi, cioè. Sì, o questi li teniamo senza titolo, senza sottotitolo, ma poteva starci, secondo me, tipo, non lo so, robe simpatiche del tipo, hai paura che ti crolli, che ti esploda i tuoi server, non ti preoccupare. Affidati a noi e sarei al sicuro, cioè non un mega testone che va bene, è una bomba, però boh, ecco, cioè. Preoccupato che
messo giù solo per, diciamo. Perfetto, Rita, vedo il tuo commento grande. Sì, lo vedo. Poi tanto questo video lo. Comunque appunto lo lascio in privato. E poi ti giro quello che ho fatto oggi. Riuscirò magari a esportarlo stasera, non so però. No, come dicevo, sostanzialmente qui abbiamo creato. Dopo lo vedrai nei video che ho fatto, ma ho creato. Ho creato un file. Un template, scusami, in cui ho messo tutto il tutto quello che va a costituire la pagina helpdesk, no? Perfetto, adesso ho messo anche il YouTube sul telefono, quindi dovrei avere qui la chat sempre disponibile e operativa. Ok, niente, quindi, ok, scusami, quindi abbiamo creato questo template che sto usando sui vari, per tutti i servizi, template 50-50 in cui 50-50, vabbè, lo capirai, l'avrai subito capito, perché da una parte abbiamo un testo e il titolo, dall'altra un'immagine, che identifichi un attimo anche il paragrafo, e è bello, dà un po' di ritmo, insomma, secondo me ci sta. Perfetto. Allora, come dicevo, qui abbiamo questo blocco, a me non fa impazzire avere tutto un bloccone di testo così, però. Per il momento vediamo perché, cioè, qui comunque sarà tutto indicizzato, insomma, vorrei tenere quanto più possibile le stesse cose che ci sono sul sito. La differenza tra backup e business continuity. Tra backup e business continuity. Cominciamo a copiare tutti questi testi. Ok. Qua probabilmente hanno lasciato due punti che non dovevano esserci. Come dicevo poi nel video precedente, cioè nel video che ti girerò tra stasera e domani, sto procedendo, diciamo, per passate di dove raffino sempre di più la nostra pagina. Quindi nella prima passata mi occupo di buttare giù la struttura con un minimo chiaramente di stile. Oh mamma, con un minimo di stile insomma, per avere un risultato che sia un minimo decente, che non sia proprio solo buttare giù una roba tipo HTML puro e via, ma dopodiché vado via sempre più modificando sempre più in maniera specifica i vari elementi, proprio andando a lavorare sempre più specificamente su sullo stile CSS. Chiaramente lo stile CSS qui vuol dire andare a modificare con la rotellina tutti i vari parametri qui. La differenza tra backup e business continuity. Qui allora lo sto riscrivendo perché sul sito è tutto in maiuscolo, ma io lo voglio, minuscolo e maiuscolo. Me lo copio giusto. Me lo copio giusto per avere.
Ah, sono solo due blocchi, bene. Poi, visto che qui abbiamo tanto testo, possiamo pensare anche di mettere delle altre immagini che siano più sviluppate per l'altezza, non ce lo evita nessuno. Anzi, direi che stanno sicuramente meglio. Ripeto, in questo momento però io mi voglio occupare solo di quello che è l'immagine, cioè scusami, la struttura e il posizionamento. Vediamo un attimo. Guarda, altezza colonne. Ah, sì. Vediamo un attimo cosa ci dà se qui facciamo dimensionamento, altezza uguale altezza colonne. Non ci fa nulla, chiaramente. Se hai domande chiedi pure, scrivi pure in chat che tanto ce l'ho qui sott'occhio, la leggo. Allora, backup. Sempre la nostra cara vecchia. Backup. Appunto qui poi, come dicevo prima, se a Mongoose non dovessero piacere queste immagini, meno male, dai. L'importante appunto è che sia comprensibile il più possibile. Se a Mongoose non dovessero piacere le immagini che scegliamo, chiaramente le cambiamo con estrema facilità. Ecco, qui piantiamo giù un bel serverone, una bella sala di quelle proprio toste. Ok, andiamo. Ora, adesso io vado un attimo su Illustrator perché l'immagine che ho scaricato è in una definizione altissima. E ovviamente non possiamo caricare su un sito un'immagine da 1,42 MB, cioè solo un'immagine, non ha per niente senso. Considerando che poi appunto, oltre a essere, sì, dovrebbe essere un server, oltre a essere grossa, enorme, cioè oltre a pesare tanto, appunto è anche gigantesca come dimensioni. A noi non ci interessa che sia così grossa, quindi facciamola, non lo so, un 1280 è più che sufficiente qua. Non è una di quelle immagini che deve, diciamo, riempire, che deve essere, come posso dire, zoomata. Non è quello lo scopo, quindi è solo un supporto, diciamo così. È solo un supporto. Vedi già molto meglio, cioè già molto meglio perché qui abbiamo, se tu guardi, se dovessimo racchiudere in un container questo blocco di testo è più simile a un quadrato che non a un rettangolo disposto con un lato lungo orizzontale. E questo, cioè appunto, è anche più bello visivamente. Allora, vediamo un attimo. Ok. Test di ripristino. Qui sarebbe bello avere anche magari da Andrea delle immagini proprio specifiche, che poi diciamo possono essere anche solo delle foto su cui li andiamo a mettere delle
dei filtri, cioè dei filtri colorati, senza fare chissà che robe. Allora, qua mi piacciono molto comunque già le immagini che stanno piazzando qui. Diciamo, c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Chiaramente non troveremo... Non troveremo la nostra immagine perfetta, cioè proprio legata al ripristino, ma chi se ne frega. Questo? No, queste cosa sono? Queste? No, questa è una metropolitana. Optiamo per il momento, dai, per una roba bella, ma insomma che ovviamente poi con il ripristino non... non ha molto a che vedere. Siamo sempre nell'ambito chiaramente informatico di server e quant'altro. Il suo sito si chiama Unsplash e te lo consiglio vivamente per la ricerca delle immagini perché obiettivamente sono sempre immagini di direi alta qualità. E non è facile trovarle, diciamo, così belle. Dunque. Sì, adesso starò perdendo tempo, magari, sul cercare un'immagine che uno dice piazzaci un placeholder, però alla fine se riusciamo anche a trovarla magari bella che piace ad Andrea, ci togliamo un po' di sbattiti. Cioè non dobbiamo fare un'altra ricerca successivamente. Questa non mi piace, anche se... Ok, niente, direi di prendere questa qui e boom, e va benissimo. È elegante, è disposta verticalmente, adesso la trasformiamo, diciamo, come un ordinamento, cioè con una, appunto, la facciamo diventare quadrata sostanzialmente, tradotto. Benissimo. Ok, vediamo come viene. Mettiamola però fit to screen. Benissimo, a me piace. A me piace. Va benissimo, insomma. Ripristino. Poi adesso io sto mettendo qui quando carico metto un nome, un alternative perché per non un testo alternativo così però appunto per save intendo. Però questi sono lavori che secondo me poi dovrebbero fare appunto le persone che lo seguono come contenuti, insomma, magari se mettessero, sistemassero anche queste parti. Esatto, e hai il rosso. Infatti qui, allora, io questo overlay che vedi è bluastro, è un blu. E perché? Perché mi piace, però obiettivamente loro sono con il rosso, no? E il rosso è un po' il loro colore,
il loro colore chiave. Tuttavia, dobbiamo andare a capire un attimo come utilizzarlo, perché se io qua metto un rosso, overlay, metto un rosso, sì, qua c'è sotto il blu, vabbè, dobbiamo un attimo capire dove caspiterina l'overlay, dove è stato messo, vabbè, comunque per dire, se io qui dovessi usare un rosso, anche un po' più scuro, non è un granché, cioè non... A parte che questo blocco in generale non mi fa impazzire, ma è per mettere dentro il testo che hanno inserito. E non vorrei fare anche per questo un 50-50, se possibile. Poi magari lo faremo, però... io qui avrei preferito avere titolo, sottotitolo, un blocchettino così descrittivo, ma to, massimo fino a qui, senza questo, e poi via a spiegare le nostre cose. Come dico nell'altro video, la scelta dei colori adesso... Insomma, a parte quelli chiave, tipo il rosso, o magari anche l'idea di poter utilizzare un blu da qualche parte, però è una scelta che ci serve più che altro per identificare e delimitare le varie sezioni della nostra pagina, no? Le varie sezioni di contenuti. Ad esempio, a me il grigio fa schifo perché, beh, è utilizzato da tutte le parti, è un colore secondo me, appunto, veramente strautilizzato da tutti e quindi se utilizzato un po' da tutti e sempre, perde un po' di carattere. Però, ripeto, queste sono poi robe che vedremo successivamente. Intanto abbiamo creato la nostra pagina backup and continuity. Sì, qui la cosa che manca è il blog. Però appunto vediamo se inserirlo o meno. Anzi direi lo inseriamo così io, così poi lo salvo. Lo salvo come elemento. Adesso guarda, eh. Lo salvo come elemento all'interno del mio template servizi, ma che poi non sarà solo il template servizi, in realtà sarà un template che andrà bene, cioè sia per i servizi questi, help desk, eccetera, 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 ma anche per i servizi di cyber security, tutte le altre cose che diciamo offre Flexa. E quindi questa è la vera comodità di sistemi di questo tipo, come può essere appunto Divi, no? Ovvero che lui ci dà comunque la possibilità di creare e riutilizzare dove vogliamo i blocchi che abbiamo creato. Ok? Questo è un esempio, direi, perfetto. Questa è la pagina del blog che abbiamo creato per appunto la sezione blog. Dobbiamo solo modificare questo, cioè modifico la larghezza almeno un po' più largo, un po' più di respiro. Poi nel video che ho fatto devo dire, cioè direi che appunto è stato descritto, direi bene, per filo e per segno. Anche lì la parte del blog adesso l'ho messa, così loro possono crearsi, i ragazzi che gli creano i contenuti possono creare i post e tutti e tutto, inserirli nella pagina blog. Però ovviamente anche lì ci sarà da un attimo metterci mano per sistemare, dare una sistemata, ecco, ci sono ancora un po' di cose che bisogna rivedere. Eh sì, è una figata, Divi, è una figata, una roba da non trascurare, poi anche il fatto di poter prendere una licenza che è valida per sempre, quindi al posto che comprare un template,
template per sito. Io ho fatto la licenza ai tempi che costava 250 euro, se non sbaglio, ammortizzata, diciamo, in un sito. Adesso un sito magari no, ma comunque ci siamo capiti, cioè ammortizzata in veramente in pochissimo. E lo puoi utilizzare come vuoi, è comodissimo, continua a essere aggiornato, insomma. Chiamiamola servizi questa pagina. E soprattutto poi ti dà la possibilità, anche se sei uno che non ha problemi a smanettare, con CSS e HTML, di farti tutte le tue modifichine. Tendenzialmente, nella maggior parte, cioè tante volte, un minimo di modifiche nell'ambito appunto CSS e HTML lo devi fare. È abbastanza un must. Qui non c'è il bottone della paginazione nel nostro caso, perché ho fatto solo 3 articoli, non sono stato a crearne 25, perché ovviamente adesso non ha per niente senso. Quindi progetti IT, ripeto, cerco sempre quando creo di cerco sempre di tenere ovviamente lo stesso nome della pagina e del link, dello slug, per una questione di SEO. Poi, qui su Engagement 360 lui ci dà Page ID, non ci dà uno slug, quindi poi con Aldo dovremo vedere nella fase di trasporto come ovviare a questo problema, con Aldo, perché appunto io Engage, questo qui 360, non l'ho mai usato sostanzialmente. E di conseguenza non lo so, cioè non so come sia quando appunto devi fare proprio farlo passare da engagement a l'hosting preciso. Vedi, qui possiamo tranquillamente fare così. Io ho fatto prima il salvataggio della pagina qui, ma non serve. In realtà adesso hanno messo questa opzione, che è molto comoda, dove appunto, ti crea proprio tutta la pagina. Cioè, puoi scegliere la pagina da clonare, no? E quindi ti salvi veramente tanto tempo. Certo, se fossimo su HTML, stessimo facendo proprio delle pagine in HTML easy, senza robe lato server, senza nulla, ma solo delle pagine scritte in HTML, io proprio potrei fare un copia e incolla del codice su un'altra pagina, boom. E ho tutti i tag, ho tutto fatto, e quindi il processo è molto simile. Viceversa, su alcuni ormai penso nessuno, credo, ma comunque una volta dovevi prendere il tuo file, e su WordPress parlo, e ricopiare la pagina con certi attributi, insomma, è uno sbattito, vero? Questo è un processo molto più veloce, molto, molto più comodo, ma soprattutto anche per il poter riportare poi quello che sono i vari componenti, come può essere il footer che abbiamo fatto in fondo. È un componente che io ho creato su una pagina, l'ho reso globale, l'ho salvato nella libreria, e quindi il fatto di averlo salvato nella libreria mi permette di utilizzarlo ovunque, su tutte le altre pagine, quindi come in questo caso. E il fatto di averlo reso globale, un elemento globale, mi permette di, se dovessi fare una modifica, ad esempio la via, al posto che dover andare su tutte le pagine in cui ho inserito questo elemento e modificare la via, io lo modifico su una pagina sola, salvo, e lui in automatico mi va a fare quella modifica su tutte le istanze della sezione che ho usato. E quindi, nel senso, capisci benissimo che il vantaggio in termini di tempo è notevole, no? Questa la lasciamo così, tanto è il nostro placeholder. Poi appunto Aldo e Andrea ci daranno una mano, perché diciamo questo è un po'
il loro pane, sia perché anche Aldo è bravo a creare contenuti di quel tipo, sia perché, vabbè, l'azienda è di Andrea, quindi direi che qualcosa ne sa. Ecco, sono un pollo perché io dovevo ricopiare questo, ma nessun problema. Facciamo così, facciamo così. Ecco, vedi, già questa è una sezione che mi piace di più. Perché è più piccola, poi sì, allora. Qua, facciamo una prova. Testo, al posto che tenerlo con questo grigio, mettiamolo con un blu molto più scuro. No, non azzardiamoci a fare robe così perché. Questo poi diventerà un rosso su un rosso scuro, non lo so, però. Però intanto proviamo così. Insomma, a me piace. E intanto si sono su pagine diverse. Noi stiamo facendo. Mentre costruiamo la pagina, facciamo anche delle diverse proposte nel frattempo, nello stesso tempo. Ad Andrea, cioè quando guarderà il sito dirà: ah, ma in questa pagina è fatto così, in questa è così. Perché? Perché ti stiamo facendo vedere varie soluzioni che possiamo implementare e poi scegliamo assieme quella che ti piace di più. Tradotto, risparmiamo tempo. Analisi. Poi ora chiaramente senti, magari ci si sente antico anche con Aldo per, non lo so, se vuoi vedere i testi, dare un tuo parere, tanto meglio secondo me. Anche qui dividersi un attimo. Non mi fa modificare, allora facciamo così. Anche perché, appunto, dato che voglio finire, io vorrei finirlo per domani sera barra il weekend, non posso star qui anche a controllare i testi, se sono ottimizzati, se c'è qualcosa da cambiare. Poi, appunto, lo vedranno magari Aldo e Andrea. Da quello che avevo capito, la priorità è semplicemente mettere su una struttura sulla quale i ragazzi che fanno i contenuti possono lavorare autonomamente. Dato che Elementor è andato in pappa, poi con Elementor ti dico la verità, non mi sono mai trovato la grande, cioè Divi veramente si vede che la semplicità con cui puoi fare queste cose. Veramente la fluidità più che altro, perché quando comincio a lavorare con uno strumento anche potente, ma che è tutto veramente incasinato, lento anche a livello di risposta del chiamiamolo così, del software, chiamiamolo, toh, anche se è un template, non si lavora bene. E tante volte proprio quando faccio CD così mi veniva da dire minchia, ma. Preferisco farmelo in HTML, CSS, che vado più veloce. Se devo stare qui di intermatto con 100.000 robe. Poi certo, è anche una questione di manualità, però io la prima volta che ho preso in mano Divi mi sono trovato subito benissimo. Mi sono trovato proprio veloce, rapido, immediato, come dici tu. E si tratta poi anche lì di user experience a tutti gli effetti. Sì, certo, chiaramente. Prima vedi anche tu giustamente un attimo di cosa si tratta e come stiamo lavorando. Poi dopo, ma gliel'ho già detto ad Aldo, ci faremo una chiamata o anche tra di voi semplicemente. Anche perché è un po' difficile trovarsi come orari, magari anche solo per delle chiamate, perché sai com'è, no? Anche lui è sempre da 10.000 clienti, quindi.
Il tempo poi è un po' quello che è. È un po' idem, vale per me la stessa cosa. Giorno sei da un cliente, anzi un giorno, un'ora sei da un cliente, un'ora sei su una videochiamata, l'altra hai il lancio di un prodotto, insomma, l'iter è questo tendenzialmente. Tendenzialmente e fortunatamente, ovviamente, perché in un momento come questo. Poi ecco, adesso abbiamo la priorità di questo, settimana prossima io mi butto anche su Nicola con Justify e Planet Premium e guardiamo anche quello e lì appunto guardiamo più che altro magari Adobe XD che può essere un nuovo sistema per creare, cioè un nuovo software per creare interfacce utenti, intente. E Blender, così, giusto se ti può interessare, sai, sono sempre robe in più che uno può vedere, può, anche possono essere anche robe che uno non conosce e dici, ah, beh, questo sistema è una gran figata, è una gran figata ed è una roba. Non mi ricordo mai la Y dove va da qua, sinceramente, quindi facciamo così. Ecco, vedi. È una gran figata, possiamo utilizzarlo ovunque per nuovi progetti, ci apre nuove, diciamo così, nuove porte. Blender, sì, Blender perché? Blender e Adobe XD. Fa parte della suite Adobe. Adobe XD è un sistema, è un software che ci permette di creare appunto interfacce utente, interfacce user experience e user interfaces in una maniera semplice e diciamo è studiato per quello, quindi è comodissimo. Blender semplicemente è software 3D che utilizzo. E devo dire anche con cui mi trovo da Dio perché è gratuito, potente, leggero ma potente e con cui facciamo tutti i lavori perché? Perché te lo dico perché sul sito di Andrea, di Nicola, scusami, noi andremo, io ho fatto già dei layout che è su Adobe XD che ho dato alle ragazze che andranno a realizzare questi layout su come si chiama su WordPress, no? E io intanto mi occupo della parte di contenuti e quindi della parte di creazione sostanzialmente di queste immagini 3D, immagini che poi vediamo anche se farle magari poi un domani in video, perché poi di fatto potrebbero evolversi chiaramente anche in quello. Perfetto, sì, tanto io adesso guarda, metto sempre, se riesco metto sempre in diretta. Non, tendenzialmente se so che magari tu non ci sei non la faccio perché magari, cioè faccio il video non la diretta, perché la diretta a volte non posso mettere la musica, perché sennò blocca l'audio. E in più ho visto che nonostante da OBS vada a togliere la musica, la musica che parte dalle cuffie viene beccata dal microfono e quindi me la incorpora lo stesso e quindi non va bene. No, ecco, video cannato. Non è sistemi informatici, ma è analisi. Servizi, cos'è che era questo? Progetti IT, analisi. Budget. Come vedi poi le cartelle che chiamo Pumps Senior perché
Ovviamente, Senior è Aldo, tuo fratello, ma il primo della famiglia Pomponi che ho conosciuto è Andrea. Quando lavorava a Friends, abbiamo lavorato assieme, siamo diventati amici, grandissimo Andre, ed è sempre stato, tra l'altro, quando c'era da proporre progetti o nuove robe grafiche, la mia musa, no? Quindi quando c'era da modificare un'immagine, prendevo sempre una delle sue foto, la modificavo. E la sparavamo in presentazione, sempre con grandi successi. Grande Andre. E adesso è a Roma, quindi non ci si vede, diciamo, da un po', però, insomma. Si è sempre in ottimi rapporti, direi. E poi, appunto, ho conosciuto Aldo e via via, ecco così. Sì, dobbiamo fare la stessa cosa, ricordiamoci sempre di fare questo salvataggio, questo passaggio. Sì, certo, potrei metterlo anche in un ottimizzatore, in un compressor online, però almeno così, vedi, posso anche lavorare sulle dimensioni. Ecco, questo invece però non ci piace che sia così. Sulle dimensioni dell'immagine. Perché vorrei tenere comunque sempre lo stesso rapporto. No, no, che lo so benissimo che la famiglia non è finita. Lo so, ma infatti adesso, perché poi con Aldo, paradossalmente, noi non ci siamo neanche mai visti dal vivo, perché c'è stato il problema del Covid, no? Il lockdown e tutto. Quindi appena si può lo andrò a trovare e come si dice, almeno ormai, vabbè, è come se ci conoscessimo di persona perché ci sentiamo talmente tanto e abbiamo ormai, diciamo, collaborato talmente tanto assieme che. Ah, poi anche conoscere magari Marcello. Io non l'ho mai conosciuto, ho lavorato con dei suoi amici, ma lui non l'ho mai conosciuto. Ecco. Adesso sì, adesso sei un attimo inquadrata su. Sto modificando un attimo questa immagine e non penso, non vedrai niente, ma 2 minuti ho finito, ok. Budget. Perfect. Mettiamo il nostro bel budget. Io sono di Varese, cioè sono di Comerio, che è vicinissimo a Varese. Sono, diciamo, dall'altra parte del lago, infatti la sfiga è un po' anche quella. Non siamo così lontani in linea d'aria, ma andar giù, insomma, non è comodissimo. Infatti anche con Andrea Monguzzi, diciamo, ci siamo trovati, pensate, su un gioco, nella stessa chat vocale. Ma tu sei. Ho riconosciuto la sua voce, infatti ho detto, ah, ma sei Andrea, ti chiami Andrea? Sì, Andrea Monguzzi, sì, ah, io sono Federico di. Abbiamo stretto anche lì un bel rapporto e appunto, diciamo, sarei più spesso giù da loro se non fossero così lontani, ecco. Però, ecco, sicuramente ci faremo una bella giornata assieme. Qui, come al solito, vedi, sto prendendo tutte le altre immagini, questo sì è il lavoro, se vogliamo, un po' più noioso, possiamo mettere questa che, figurati, se Aldo vede i post-it, sicuramente me la prova, perché qua siamo su Design Thinking, Project, sì, Design Thinking. Mamma, dove l'ha salvata? Eccolo qua. Facciamo.
facciamola così. No, è chiaramente. Esatto. Chiaramente se fossimo, se dovessimo rifare proprio il sito in termini di operazione di rebranding totale, ma è improponibile anche pensare di riuscirlo a fare in 3 giorni o 4 giorni. È tutto un altro tipo di lavoro, un altro dispendio di risorse anche in tutti i termini, fatica, risorse economiche, tutto. E un altro impegno. Così stiamo facendo un trasbordo fatto bene, secondo me. E va bene così. E mettiamo anche una bella base per far sì che se poi Andrea dovesse dirci: ah, il sito è fatto bene, mi piacerebbe però dare un'impronta più flexiana, chiamiamola così, più proprio potente a livello di brand. Benissimo, facciamo quel lavoro, abbiamo una base di partenza solida, fatta bene, su cui poi possiamo andare a costruire un sacco di altre cose, un sacco di aggiungere altre immagini, aggiungere i nostri pattern, creare pattern ad hoc. Perché adesso c'è l'immagine di Flex, l'abbiamo un po' rivoluzionata, diciamo, andando a creare il nostro personaggino, il robottino, però poi ovviamente non abbiamo più approfondito, perché non era quello il progetto, cioè non era un progetto di branding, no? Però ecco, si può sempre fare senza problemi. Queste sono, alcune sono un po' troppo giocose, mi piaceva molto questa. Mi piaceva molto questa, che era. Un po' particolare almeno. Un po' particolare. Calendario. Ok. Molto bene. Ultima immagine, test. Cioè, poi comunque sia, uno anche lì può fare tutti i layout che vuole, eh. Però, cioè, poi di fatto, cioè, scusami, ma che a parlare tutto il giorno, dopo un po' la voce scende. No, dicevo, puoi fare tutti i test che vuoi, scusami, i template che vuoi, ma alla fine poi c'è proprio un tempo materiale del cercare banalmente anche le immagini e tutte ste robe che porta via tempo. È così. Sì, se qua scrivo tuning mi viene fuori macchine, ecco, infatti mi vengono fuori le macchine. Scusa, vediamo un attimo. Test. Sì, giustamente loro mi mettono fuori i test questi qui, però non.
Vabbè, possiamo mettere una roba così per ora, che va benissimo. Bello. Ma è il rosa, è il mio colore preferito, quindi tutto ciò che è rosa o viola ha la precedenza sul resto, sugli altri colori. Comunque, insomma, cioè, ci stiamo già facendo, abbiamo già fatto un 3 pagine, 3-4 pagine, cioè 3 servizi, non mi ricordo quanti. Comunque, dovremmo essere sulla tabella di marcia, che è la cosa importante. Sarebbe già finito se, appunto, abbiamo avuto un attimo di... Ci siamo dovuti fermare un attimo perché io non avevo avuto l'ok da nessuno e quindi... Insomma, fare tutto un macello di roba senza sapere se va bene o no, sai, c'è sempre il rischio poi che dicano no, ma ci fa schifo tutto. E poi butti via almeno 2 giorni di tempo. Ok, allora, io ti dico adesso... sì, vedi, ci manca servizi di onboarding. Ecco, questo è un po' diverso. Allora, io adesso... metto dentro la pagina, ma poi devo salutarti un attimo, come diretta, perché devo fare una chiamata, o una riunione, e quindi devo chiudere un attimo, poi preparo tutto il resto del video. Stasera dovrei fare ancora un po' di roba, sul sito, quindi poi in caso ti mando anche quel video. E poi anche lì domani sera sono assolutamente operativo, servizi di onboarding. Questo anche questo poi ovviamente è un video. Cioè, oltre alla registrazione che ho fatto qui, ho fatto anche proprio il video, quindi dopo dovrò fare unire un po' tutto e poi lo carico su YouTube. Setto solo un attimo queste cose, poi devo chiudere purtroppo perché tra proprio 5 minuti. Poi non sembra, ma anche perché poi ovviamente anche nel video di prima ho parlato per circa tutta la durata, ma parlare di continuo, insomma, lo senti che la voce si abbassa. Sì, no, ma guarda, io in caso, appunto ti giro tutto, anche perché mi ci vorrà un attimino per unire quanto ho fatto, i vari spezzoni, più che altro perché poi caricare su YouTube, insomma, si parla sempre di un bel po' di giga, quindi non è la cosa più veloce del mondo.
Onboarding senza stress. Bene, questa è in minuscolo, quindi ci fa molto piacere. Ok, facciamo solo questo e poi questi quattro elementi, dopo ti farò vedere come li faccio. Ok. Bene, bene, allora Rita, intanto beh, ottimo che siamo riusciti a far funzionare tutto. E niente, io sistemerò le nuove pagine. Scusami, sto dicendo i video e ti giro un po' il tutto. Niente, dai, ci sentiamo dopo allora. Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao.